La storia del volo umano azzurro ha inizio formalmente nel 1991, quando la giovane agenzia spaziale italiana seleziona assieme alla NASA il payload specialist per un esperimento sviluppato dall'Italia da portare in orbita a bordo dello Space Shuttle Atlantis. Lui è Franco Malerba, l'esperimento è il satellite al guinzaglio Tethered. L'Italia debuttò nel 1992 nell'arena dell'astronautica con una missione ed un esperimento davvero spettacolari. Volando in orbita si doveva filare nello spazio dalla stiva dello shuttle, un satellite made in Italy detto Tethered, appeso ad un lunghissimo cavo manovrato proprio dallo shuttle per condurre originali ricerche scientifiche e tecnologiche. Facevo parte dell'equipaggio con eccellenti colleghi NASA e avevo l'onere e l'onore di rappresentare in quell'occasione l'Italia della scienza e della tecnologia al mondo. Nel 1996 l'Italia è pronta per un secondo volo grazie allo sviluppo di un nuovo Tethered che viene affidato a due italiani per la prima volta in orbita in una sola missione. Si tratta di Umberto Guidoni e Maurizio Cheli, quest'ultimo primo mission specialist italiano sullo shuttle. Dal punto di vista personale, l'esperienza spaziale è qualcosa di unico, di veramente emozionante, soprattutto per qualcuno come me che ha fatto della propria passione per il volo anche la propria professione. Le vibrazioni al momento del decollo, le fiamme che avvolgono la cabina di pilotaggio durante la fase di rientro, soprattutto i colori della Terra e la percezione della sua fragilità rimarranno dei ricordi indelebili. L'esperienza spaziale però non è solo fatta di ricordi, essa mi ha fornito anche le capacità e un metodo di lavoro per affrontare in maniera diversa e con una differente consapevolezza molteplici altre avventure professionali. Guidoni torna in orbita nel 2001 e accompagna un altro italiano, Raffaello, primo dei tre moduli pressurizzati MPLM realizzati dall'allora Alania Spazio grazie a un accordo sottoscritto dall'ASI con la NASA. Guidoni è il primo europeo a entrare nella Stazione Spaziale Internazionale. 20 anni fa la missione STS-100, uno dei primi voli verso la Stazione Spaziale Internazionale. Trasportavamo la gru canadese e i rifornimenti per i tre astronauti che la abitavano. Nella stiva dell'Endeavour c'era il modulo logistico Raffaello, il container spaziale frutto della tecnologia italiana al suo volo inaugurale nello spazio. Ricordo la complessa operazione per agganciarlo alla stazione, per trasferire tonnellate di strumenti e viveri. Una volta svuotato, Raffaello è stata la nostra Piazza Italia, utilizzata anche come studio TV per la conferenza del 25 aprile con il presidente Carlo Azeglio Ciampi. Quei 12 giorni passati in orbita sono stati un'esperienza davvero indimenticabile. Ho ammirato la bellezza del nostro pianeta, ma soprattutto ho imparato ad amare quella magnifica oasi colorata, così bella eppure così fragile. Nel 1998 l'ASI seleziona due nuovi astronauti, sono Roberto Vittori e Paolo Nespoli, che confluiscono poi nel corpo ESA. Vittori è protagonista di tre missioni italiane, due voli taxi Soyuz e una spedizione dello shuttle, quest'ultima frutto dell'accordo NASA-ASI, missione incaricata di recapitare in orbita il rivelatore di particelle AMS-2. Tre sono le esperienze in orbita anche di Paolo Nespoli, due delle quali targate ASI. Nespoli è il primo italiano a compiere un soggiorno di lunga permanenza sulla IS. Con lui arriva sulla stazione uno dei moduli abitativi italiani, il Nodo 2. La fase di montaggio in orbita della Stazione Spaziale Internazionale è stata lunga e concitata. E ho avuto l'onore e la fortuna di essere parte dell'equipaggio dello Space Shuttle Discovery, missione STS-120, che nel 2007, tra le altre cose, ha portato in orbita il Nodo 2, pesante più di 14 tonnellate, che ha permesso l'aggancio alla stazione dei laboratori europeo e giapponese. Il Nodo 2, oltre che fungere da delicato modulo di collegamento, è usato dall'equipaggio come modulo abitativo e di lavoro e con i suoi numerosi boccaporti permette anche l'aggancio in orbita di veicoli sia di rifornimento che umani. Il Nodo 2, modulo strutturalmente e tecnicamente complesso, appartiene alla NASA ed è stato realizzato dall'industria italiana col coordinamento dell'Agenzia Spaziale Italiana e Europea.
Nella classe 2009 di astronauti ESA ci sono due italiani, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Parmitano debutta nel 2013 con la missione italiana Volare. È il primo azzurro ad effettuare una passeggiata spaziale e sarà, durante la successiva Expedition 61, il primo italiano ad assumere il comando della ISS. Nella mia carriera d'astronauta sono stato estremamente privilegiato e ho avuto l'opportunità di svolgere 6 attività extraveicolari, chiamate anche passeggiate spaziali o EVA. È difficile dare a una di esse un significato più importante delle altre, sceglierne una in particolare, però se mi permettete di sceglierne due, io prenderei la mia seconda attività extraveicolare, quella che è diventata un po' conosciuta a causa di un incidente, che di fatto ha però permesso al corpo astronautico di comprendere una avaria che prima non era stata pensata e che adesso invece è inclusa nelle nostre contingenze. E la seconda probabilmente potrebbe essere l'ultima da me effettuata, quella in cui insieme al collega Drew Morgan abbiamo riparato AMS-02, questo spettrometro alfa magnetico, che è il più grosso esperimento presente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che grazie al nostro intervento adesso funziona perfettamente e raccoglie dati che cambieranno la nostra comprensione dell'universo, come è già stata cambiata. Nel 2014 vola in orbita la prima italiana, è Samantha Cristoforetti. La sua missione dell'ASI Futura la vede impegnata per 199 giorni a bordo della stazione, con un ricco programma di oltre 200 esperimenti. Samantha Cristoforetti tornerà nello spazio nel 2022. Sarà la prima italiana a volare su una navicella privata Dragon e rivestirà il ruolo di comandante della stazione spaziale. Sono molto contenta per questa seconda missione di poter sperimentare un veicolo diverso. La prima volta ho volato a bordo della Soyuz russa, questa volta volerò a bordo di un veicolo statunitense di recente sviluppo che si chiama Crew Dragon. Che cosa sogno per il futuro? Sogno che anche in Europa abbiamo l'ambizione e la voglia di sviluppare un razzo per il volo abitato e un'astronave, un veicolo spaziale con il quale gli equipaggi possano andare nello spazio.